l'avete poi di magari per farlo già di male. Tu hai messo mai non solo mi si ma dai, sempre che cazzo non fa Maddalena. Napoli Arpino che ancora deve conquistare i primi tre punti sul campo dopo quelli ottenuti a tavolino contro il Marigliano. Di fronte c'è il Cus Caserta lanciato di Guido Ventimiglia che nell'ultima partita casalinga ha finito il match a reti inviolate con l'Alma Salerno. Andiamo a vedere le fasi salienti del match con il Napoli Arpino che spinge sull'acceleratore a cercare il gol del vantaggio. Buona questa chance ancora con il tentativo e il salvataggio in extremis della difesa casertana. Ancora il tentativo del Napoli Arpino con l'assist di Pullo e arriva il gol di Maddalena che sblocca il punteggio al minuto numero 9. Ancora una chance per il Napoli Arpino che spinge sull'acceleratore a cercare il gol del raddoppio. Si salva in estremis la difesa del Cus Caserta che poi inizia a reagire, colpisce qui il montante, poi ancora il tentativo con la splendida parata dell'estremo difensore Tomasone. Di nuovo il tiro da distanza con Tomasone che si agge a protagonista, ancora una clamorosa traversa colpita e di nuovo Tomasone qui che si distende in tuffo. Attenzione alla ripartenza del Napoli Arpino che va vicino al gol del vantaggio con il raddoppio con Maddalena e si chiude così la prima frazione con le immagini. Andiamo al secondo tempo con il Cus Caserta che perde palla, Giacalone, la ripartenza, attenzione tu per tu con il portiere, il tocco sotto che va a lambire il palo, la risposta del Cus Caserta ancora con questa iniziativa, il tiro a botta sicura di Ella Corte, la grande parata di Tommasone, qui ha la ammonizione per il numero 8 Altieri. Attenzione ancora la chance di Della Corte in area di rigore, fermato con una spinta sospetta, il calcio di punizione per il Napoli Arpino, traversa clamorosa colpita da Lanteri, poi ancora il tentativo del Cus con il salvataggio in estremis l'estremo difensore Tommasone, ancora il tentativo della Corte alto sulla traversa, di nuovo Cus Caserta, innumerevoli le occasioni per gli ospiti nella ripresa ma non si passa nella porta difesa da uno straordinario Tommasone, sempre attento tra i pali a distendersi in tuffo anche in quest'altra circostanza e a vedere con la coda dell'occhio quest'altra conclusione deviata, qui il clamoroso fallo in area di rigore, l'arbitro dice che è tutto regolare, si continua a giocare, qui arriva il doppio giallo per Altieri e anche il cartellino rosso per il giocatore del Cus Caserta, supera numerica per il Napoli Arpino, qui c'è il gol però l'arbitro decide di annullarlo e dunque si continua a giocare, niente da fare per i padroni di casa che provano a chiudere la partita, altra ripartenza, questa volta la rete arriva, la firma Paduano praticamente allo scadere e finisce così il match con la vittoria del Napoli Arpino.